Ehi la turma, io sono Mazzetesse e oggi parliamo di What Comes After, primo titolo della Ludonarracon del 2021. Ringrazio sia Fellow Traveler per aver organizzato anche quest'anno la Ludonarracon e per avermi considerato e tenuto presente per lavorare insomma alla copertura di questo evento molto molto interessante. What Comes After è stato sviluppato da alcuni sviluppatori di Toge Production, che ricorderete per Coffee Talk, che di cui ho fatto la recensione lo scorso Ludonarracon, e da alcuni sviluppatori che avevano lavorato a Rage in Peace, titolo del 2018 che non ho portato su questo canale. Di cosa si tratta? Si tratta di un titolo molto molto breve, probabilmente partito da un'idea semplice, da un'idea tipo da Game Jam, in cui ci troviamo a che fare direttamente con la morte e con persone morte. Questo dà adito a molte riflessioni e molti dialoghi che possono essere visti sia come dialoghi che fanno capire di più di quello che sono delle prospettive differenti, di vite differenti, e anche di più dei dialoghi interni per ragionare sulla propria vita, sulla vita della protagonista in questo caso. Il tutto è ambientato in una metropolitana durante un periodo, durante questo periodo, periodo di pandemia, tutti con le mascherine, tutti distanziati. E oltre al distanziamento fisico c'è anche un distaccamento psicologico della protagonista. Questo poi dopo cambia, adesso non sto a spoilerare anche se non c'è molto di trama, perché è un titolo comunque, come dicevo all'inizio, molto breve, molto veloce da concludere. Passa appunto questa introspezione della protagonista, la protagonista che si ritrova a rivivere il suo passato, a rimettere in discussione quello che sta vivendo e a saper accettare anche in modo più profondo e più consapevole qual è la sua vita, quali sono le sue difficoltà, quali sono i suoi punti forti. Questo è un gioco poco poco interattivo e quasi tutto narrativo, molto dialogico, però devo dire che fa il suo effetto e lo fa molto bene. Ovviamente dalla Ludonarracon ci aspettiamo dei titoli con una buona componente narrativa e What Comes After è uno di questi. Oltre a ciò, la grafica è dignitosissima, è molto carina, leggermente manga, ma senza strafare. Ricordiamo comunque che gli sviluppatori di Toge Production sono dell'est-sud-est asiatico, per cui comunque quella zona là, e sono influenzati appunto dalla cultura giapponese, ma hanno uno stile anche grafico comunque loro, pur se influenzato. Io ve lo consiglio, anche perché comunque il prezzo pieno su Steam è di 4€, è uscito anche per Nintendo Switch. Ve lo consiglio per una serata tranquilla o per un pomeriggio uggioso da giocare. Non iniziatelo magari quando siete depressi, perché ci sono alcuni ragionamenti un po' profondi, un po' pesanti, però è comunque tutto molto sereno e ottimista, e comunque il finale è un finale positivo e dà speranza. Detto questo, io vi ringrazio per aver seguito questa recensione, vi invito a lasciare un mi piace e un commento qua sotto per dirmi se l'avete giocato, cosa ne avete pensato, e ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti! Thank you.